abbiamo pensato di organizzare in un momento anche complicato, Giovedì Santo, però ci sembrava utile fare un po' il punto sulla questione Expo, anche perché sentiamo il bisogno che il Partito Democratico, e questo è un po' il senso di questa iniziativa, metta in campo anche delle proposte, oltre che delle valutazioni, dei giudizi su ciò che è avvenuto e ciò che sta succedendo. Mi pare che stiamo arrivando, spero, sta scendendo il sottosegretario Alli e spero che da questo punto di vista ci darà conforto. Mi pare che stiamo arrivando a un punto finale rispetto all'annosa questione dei terreni, questione che ha, bisogna dirlo con grande chiarezza e grande nettezza, fatto perdere tantissimo tempo. È un anno e mezzo che la vicenda Expo è segnata da una discussione su questa vicenda dei terreni che, come noi abbiamo avuto modo di dire, anche promuovendo quell'ordine del giorno approvato in Consiglio regionale, in realtà era una vicenda che aveva un'unica via d'uscita, che poi è quella che pare si sia intrapresa. Dall'inizio noi diciamo che l'unica strada che era possibile, praticabile, legittimamente praticabile, guardando all'interesse pubblico e gli enti pubblici non possono fare altro, era quella di acquisire i terreni e acquisire i terreni a partire da una valutazione di un osservatorio terzo rispetto al valore. Siamo arrivati qui dopo molti mesi in cui si sono tentate strade, ripeto, dal punto di vista dell'interesse pubblico discutibili, dal punto di vista della legittimità non perseguibili, dal comodato d'uso alle varianti urbanistiche che promettevano guadagni e speculazioni future. E io credo che sarà un po' la storia poi che ci dirà quanto peserà sull'Expo questi ritardi, sapendo che la responsabilità su questo è chiarissima, è del sindaco di Milano che ha cercato strade diverse. Ora, questa è la strada giusta, quella dell'acquisizione. Noi siamo particolarmente soddisfatti perché non avevamo condiviso la proposta che era stata fatta dal presidente Formigoni, cioè di pensare per l'acquisizione a una società, una new company con la partecipazione dei privati. Per noi era importante che la società che acquisisse i terreni fosse una società pubblica, e mi pare di capire, anche qui Alli ce lo confermerà, che se i soci sono quelli che sono prefigurati, diventa una società pubblica, che è un fatto importante, cambia anche la discussione sul futuro, perché è evidente che una società pubblica dal punto di vista delle garanzie, se non altro perché è la funzione istituzionale che hanno tutti i soggetti che la compongono, sono maggiori le garanzie che si guardi all'interesse pubblico e non all'interesse speculativo o ad altri interessi, e anche la possibilità che si possa discutere sul futuro di quelle aree avendo in tutto e per tutto in mano gli strumenti e le leve per decidere del futuro di quelle aree. E quindi qui c'è, se le cose si realizzeranno come sembrano disegnate in questi giorni, cioè la NewCo tutta pubblica, cioè la valutazione da parte dell'osservatorio, quindi un prezzo congruo per le aree che vengono acquisite dai privati,
si apre una fase, io credo, in cui bisogna mettere in campo proposte. E se una delle preoccupazioni era quella della cementificazione, oggi ci sono più strumenti per evitarli. Dall'altra parte, l'altra preoccupazione, che era quella di alzare un muro significativo contro le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti per l'Expo, la legge che abbiamo votato l'altro giorno è l'ultimo tassello di una serie di interventi che su questo crea sufficienti, non assolute, però sufficienti garanzie di trasparenza. Ho detto queste cose perché adesso credo che a noi, al PD, al centrosinistra che si propone di governare Milano, spetti, a partire da questa situazione, di mettere in campo una proposta, misurarsi su una proposta su alcuni temi. Io voglio toccarne due che mi sembrano i due temi decisivi. Uno che riguarda l'Expo, la durata della manifestazione. E penso che noi dobbiamo guardare all'Expo recuperando, lo dico a Filippo, recuperando ciò che la provincia di Filippo Penati aveva impostato, cioè quel ragionamento sul coinvolgimento della provincia, dell'area metropolitana milanese, della regione Lombardia, cioè l'idea di far vivere l'Expo al di fuori del solo sito, ma di fare dell'Expo una grande occasione per eventi che innervassero tutto il territorio della città e dell'area metropolitana milanese, facendo sì che appunto l'Expo diventi anche un'occasione per valorizzare i territori, la storia, il commercio, le tradizioni delle diverse realtà, e diventi davvero l'Expo dei cittadini, l'Expo dei territori. Ho visto che Sala propone di seguire alcuni modelli producendo eventi nella città. Io credo che si debba fare di più, che deve diventare una manifestazione le cui ricadute siano immediatamente, concretamente visibili sulla città. Qui c'è Francesca Arnaboldi, che rappresenta le associazioni dei consumatori, che su questo tema della valorizzazione dei territori, della valorizzazione della storia, delle filiere produttive, di quello che tante realtà possono dare come contributo all'Expo sui territori, ha, insieme alle altre associazioni, costruito un progetto e credo che sia importante valorizzarlo. L'altro tema è quello che riguarda il futuro. Cosa lascerà l'Expo a Milano? Noi sappiamo già che lascerà alcune infrastrutture importanti, che lascerà alcuni servizi importanti, però io non penso che possiamo fermarci qui. Credo che ci voglia un Partito Democratico, un centrosinistra capace di mettere in campo una proposta per il futuro, sapendo, e credo che dobbiamo recuperare questa dimensione, perché la proprietà dei terreni a questo punto è pubblica, se quello succederà, quello che è stato descritto. Io credo che bisogna tornare a guardare all'Expo come un'occasione per riprogettare Milano, per proporre alcune vocazioni anche economiche, creare opportunità anche economiche di sviluppo per quell'area, ma non solo per quell'area. Allora, su questo io credo che ci siano due riflessioni da fare. Una la fa Stefano, l'ha fatta Stefano bene. Intanto bisogna pensare al Parco delle Biodiversità come al centro di un sistema che deve restare,
di cui fa parte il Museo dell'Alimentazione, il Centro Ricerca, che può essere un volano importante per un pezzo di mondo economico milanese, lombardo, di valorizzazione, un punto anche di attrazione. Poi so che Stefano lo dirà e lo racconterà meglio di me. Però credo che accanto a questo, perché non tutto è occupato dal Parco delle Biodiversità, noi dobbiamo cimentarci con la necessità di mettere in campo una proposta su quale grande funzione pubblica, non speculativa, pubblica, realizzare in quell'area. Noi abbiamo detto in questi mesi una cosa che vogliamo rilanciare qui: l'idea della cittadella della comunicazione. Non basta trasferire la RAI, che tra l'altro non sembra un'operazione così semplice, ma costruire lì un polo comunicativo, informativo, in una città che su questo tema dell'informazione e della comunicazione è punto di riferimento. Ma accanto a questo io credo che dobbiamo dirci altre cose. La grande funzione che collocherà lì deve aiutare a decongestionare Milano. E allora perché non pensare e non dirci con chiarezza che ciò che viene portato lì da Milano deve lasciare a Milano del verde? Le funzioni che togliamo da Milano e portiamo in quell'area devono servire a costruire un nuovo polo, ma devono servire anche a decongestionare Milano e quindi a realizzare nuove aree verdi a Milano. E l'ultima cosa che dico è: io credo che il centro-sinistra al governo debba, su questa questione del futuro, saper aprire una grande discussione nella città. Quella grande discussione che è mancata sul piano di governo del territorio. Siccome le scelte che verranno fatte sull'Expo, se verranno fatte nel senso e nella direzione che noi indichiamo, possono essere scelte che modificano anche dal punto di vista urbanistico la città. Io credo che questa possa diventare una grande occasione per aprire un dibattito in città sul futuro della città. E quindi il centro-sinistra si deve proporre, nel momento in cui va al governo, di costruire una proposta partecipata dai cittadini sul futuro della città, di cui l'Expo è un inizio e che l'Expo deve lasciare alla nostra città. Ecco, queste sono le cose che volevamo dire, anche perché, ripeto, pensiamo che ci sia bisogno di dire con chiarezza che l'Expo per noi resta ed è una straordinaria opportunità di crescita per Milano che non va persa, che l'Expo può e deve non essere cementificazione e infiltrazioni mafiose, ma può essere una grande opportunità. Ha ragione Carlo Borghetti, c'è un tema: noi abbiamo perso anni prima in una discussione infinita sugli assetti delle diverse società, poi in una discussione infinita e insensata, lo ripeto, sui terreni. In questi anni il rapporto tra la città, i cittadini e l'Expo si è molto raffreddato, molto raffreddato. È chiaro che i cittadini si sono sentiti distantissimi da una discussione sui terreni di cui non si capiva nulla, di una discussione sugli assetti di potere, di cui l'unica cosa che si capiva era che l'Expo era una cosa che sembrava riguardare altri. Adesso bisogna ricostruire questo rapporto forte tra la città, l'area metropolitana milanese e l'Expo, che deve essere non solo per la politica, non solo per le istituzioni, ma per i cittadini vissuta come una grande opportunità per loro.